Un brutto Manfredonia, quello visto al Miramare, che ha fallito una grande opportunità per salvare l'intera stagione. Al decimo del primo tempo, iniziativa del Manfredonia, su punizione la porta serve la Forgia, il cui tiro debole e facile parata del portiere ospite Maiellaro. Al sedicesimo la porta spreca da due passi una buona occasione per andare a rete. Al dodicesimo minuto della ripresa arriva il vantaggio della squadra ospite. Incertezza difensiva del retroguardia bianco-celeste, ne approfitta Giacobbe che supera Simone in uscita. 0-1 per l'avversa normanna. Ventunesimo, punizione per l'avversa. Dopo la respinta della barriera la palla finisce a Platone che può battere a rete senza essere contrastato. Sulla respinta di Simone palla a Giacobbo che segna la più facile delle reti, 2-0. Dopo pochi minuti accenno di rissa in campo per uno scontro nei pressi della panchina ospite e qualche parola di troppo tra alcuni calciatori in campo ne fanno le spese Kebbe, appena entrato in campo, e Giordano, calciatore ospite che sedeva in panchina. Non succede più nulla e dopo quasi 100 minuti di gioco l'arbitro fischia la fine della partita. Un Manfredonia brutto e confusionario ha fallito l'appuntamento che poteva salvare la stagione. Tanta confusione al centro del campo, neanche una conclusione a rete nell'intera gara. I Sipontini sono lontani dalla salvezza diretta e rendono complicati anche i play-out ancora da guadagnare.